Bella a tutti ragazzi, indovinate un po' chi è tornato, il vostro caro Gus97Vaz qua oggi su Dark Souls 2, un gioco fantastico ma anche molto difficile. L'ho comprato perché avevano messo gratis l'uno sull'Xbox e io alla fine non l'avrei mai comprato sinceramente, mi è piaciuto davvero tanto, infatti ve lo consiglio, ma davvero tanto. E avendo finito l'uno ho comprato anche il 2, io il 2 l'ho già finito per conto mio. Adesso vi faccio un bel video sopra, se la serie vedo che piace, o bene o male robe varie. Sopra non ci andiamo perché c'è un mostro enorme e non voglio cominciare a morire all'inizio. Andiamo qua sotto e prendiamo la pietra liscia e setosa da consegnare più avanti al nido di Scraggy, se dovrebbe chiamarsi così, non mi ricordo. Buono, i filmati ve li salto tanto chi se ne frega, potete vedervi tutti i filmati in un altro posto. Ma perché no? Ricorda il tuo nome. Boh. Ernesto, il cavaliere lesto. Vabbè, tanto faccio mago. Va bene. Andiamo. Scelgo il mago perché è la classe migliore secondo me per iniziare. Classe. Stregone. Dono. Oggetto pietrificato. Vabbè, non mi soffermo più di tanto sul corpo. Vabbè, lasciamo così, fisico. Bel mago, no, facciamolo secco. Vabbè, Ernesto donna, un po'. Ci avrei qualche dubbio che fosse donna veramente, però. Vabbè, così, proprio cattivo. Tagliamogli almeno i capelli. Così. La barba. Così, bello. No. Così, meglio, bello barbuto. Cambiamo il colore dei capelli e possiamo cominciare. Il colore sopracciglia. Boh. Conferma creazione. Andiamo, non c'è tempo da perdere. Figlio umano, doveva essere già umano, sì. Sì, vabbè. Saltiamo. Perfetto, siamo già anche umano, non mi ricordavo se si partiva. Apriamo il baule. Figlio umana, perfetto. Andiamo. Ora non faccio neanche il tutorial, che tanto scendiamo il falò rapido, neanche ci riposo, tanto. Raccogli. Corri. Cavaliere Ernesto. Ah no, cazzo, però facciamo il primo qua. Boh, dai, andiamo avanti. Neanche spreco le magie perché tanto fanno. Cioè, sono ancora i primi propri avversari. Vedrete più avanti quando ci sarà il primo boss. Che è l'ultimo gigante là. Vabbè, non è molto difficile col mago, eh. Ma neanche col cavaliere perché tutte le partite che ho fatto l'ho ucciso il primo colpo. Quindi neanche di una difficoltà immensa. Infatti Dark Souls 2 è molto più facile secondo me rispetto all'1, ma è anche molto più bello. Boh, andiamo avanti, saliamo di qui. Andiamo. Ehi, non cominciamo. Primo andato. E anche il secondo. Adesso gli diamo il liscio. Adesso vedrete la frase epica. Allora, tu, dacci un liscio.
Sì, tu, dacci un setoso. Quindi, inventario. Pietra liscia, setosa, lascia. Sì. Ehi, là sta arrivando un nemico. Vabbè, è caduto da solo. E prendiamo pietra sanguinante. Vabbè. Lascia. L'oggetto è casuale, quindi non so cosa può essere. Lastra di titanite, vabbè. P droppano anche armi a volte. Ce l'hanno proprio a caso. Non sono sceso lì. Vabbè, scendiamo di qua. Sì, io magari non prendo tutti gli oggetti perché non ne ho voglia proprio, ma fidatevi che l'ho esplorato bene questo gioco. Cioè, almeno le cose proprio. Poi mi aiuto anche con internet, quindi. Adesso splendida visuale, no, si è dato il sole. Arrivati a Maiula o Maiula, boh, non so come si dice. Dite un po' come volete. Andiamo a raccogliere l'oggetto che c'è lì e poi vi faccio vedere dove prendere il binocolo. Che se voi mirate col binocolo e lanciate una magia, la magia andrà dove state guardando. Perfetto. Giù ancora. Indietro. Mazza chiodate, campana sacra da chierico e binocolo che equipaggiamo subito qua. Ok, la mazza non avrò abbastanza forza, infatti non ho forza. Qua infatti il mago parte con meno forza rispetto a primo di Dark Souls. Accendiamo il falò di Maiula. Parliamo con l'araldo che ci consegnerà la nostra prima fiaschetta. Bearer of the Gods. Bear, seek, seek, lest the... Poi abbiamo finito le opzioni di dialogo. Boh, io intanto vado avanti con lo schermo del PC, anche se non so dove mi sto muovendo. Ah, boh, siamo a 7 minuti, quindi. Boh, lì dentro c'è Shalquar, il tenero, il nostro gatto parlante. Perfetto, se ci entrava da qua. Non mi ricordo se è qua lo scudo, ma si sì, dovrebbe essere di qua comunque. Cioè, non para al 100% il fisico, ma anche uno scudo. Va bene. Sì, è qua. Deve essere qua così. Madonna infinita. Ah, buono. Parma rossa. O scudo circolare rosso. No, Parma cremisi. Sì, vabbè, non posso utilizzarlo ancora. Madonna mia, continuo a sbagliare. Sì, non mancherà tanto. Più avanti ci sarà anche un altro scudo. Più avanti il buckler. Che è uno scudo piccolo di metallo. Tipo questo. Vado a prendere il frammento di fiaschetta. Poi mi muovo. Dov'è? N'è un terzo nella casa, ma ancora non possiamo entrarvi. Entrarci, boh, come meglio fate. Qua c'è il grande fabbro intelligente che non ha fabbricato una chiave di scorta per la sua bottega. Facciamolo vedere. Eccolo lì. Portiamo il frammento. Ora abbiamo due fiaschette. Bye bye.
Sai che arrivo al primo falò qua e poi mi fermo per questo video e ne registro un altro. Ora per tesoro, sì, c'è uno scrigno lì, sì. Potevo anche tralasciarlo. Tralascerò un po' di robe perché ovviamente se no, se dovessi esplorare tutto 100% non finisco più. Qua senza cadere ovviamente. Qui sembra tutto intero, ma se cadete giù c'è l'acqua, cioè c'è l'acqua, c'è un fosso anche. Dovrete saltare. Adesso del ritorno. Buono, andiamo avanti. Sì, non dovrebbe aver equipaggiato nulla. Mettiamo anche quelle lì tanto per avere qualcosa in più in difesa. Manca uno? Un oggetto, gemma vitale. Oh, che cazzo, mi prendeva più il controllo. Controllo spawn adesso, c'è meglio il falò. Dark Souls 2 però se continuate tipo a uccidere i nemici non dopo un po' di volte che li uccidete non spawnano. Ah, gli ho fatto il backstab. Sono stato tipo assente da YouTube per 2 mesi, cosa così. Boh, perché non avevo voglia proprio di far video, perché poi piano piano no, ti demoralizzi, non ti vai più avanti perché tipo vedi canalini di merda con 3 video in croce che c'hanno tipo sui 10.000, 1.000 o più iscritti di te, magari fatti proprio video col culo, ma col culo proprio. Vabbè, gli ha droppato qualcosa, gemma vitale. Non lanciare frecce. Qui c'è un cavaliere di Eide che per ora non sfido perché proprio. Sì, infatti attraverserò la nebbia subito, non vado neanche a prendere gli oggetti là sopra. Quella nebbia là. 3, 2, 1, corri. Sì, qua conviene proprio correre perché insomma, è pieno di nemici. Cavaliere pacifico, ma se voi lo attaccherete non sarà più pacifico come prima. Stanno un po' arando. Piano piano li stiamo uccidendo tutti. Perfetto. Il nostro amico sta qua, tranquillo. Non è neanche tanto difficile, proprio non lo affronto perché non ho proprio voglia. Attraversiamo. Il boss è più avanti, quindi tranquilli. Lo scrigno dove era? Ah no, non c'era uno scrigno, vabbè, ecco che cominciano ad arrivare i nemici un pochettino più potenti.
Ma che con due magie fanno terra. Adesso qua cominciano a scagliare le frecce. Con sopra tirerà bombe. Ma vabbè, basta correre. Aia, non mi ricordavo se era quello. Andiamo a prendere il buckler. Sì, è vero, là c'è un altro nemico, ma lo affronto dopo. O adesso, vabbè, tanto giù, non ci vuole neanche di andarci, là. Affronto quel nemico, vado al falò e finiamo il video. Lì non ci scendo proprio per pigrizia, c'è una spada del fuoco, vabbè, abbastanza utile, ma ora come ora non mi serve. Cioè, non ho voglia di prendere, non è che non mi serve, perché è molto più forte di questa. C'è la mercante. Quindi ragazzi, se il video su Dark Souls 2 vi è piaciuto, fatemelo sapere, io vado avanti a registrare. No vabbè, mi fermo qui. Non registro il secondo episodio, da prendere la spada io intanto da solo. Sentiamoci riposando al falò. E quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto vi chiedo di iscrivervi, lasciare un mi piace, un commento. Qui Gusto 97 Vaz. Bella ragazzi.